andare alle case a quelli che sono senza casa. Aspettiamo, come finisco? È un'urgenza per questo. Sindaco, un piccolo regalo dalla parte di tutta la cittadinanza, un grande regalo, che questo piccolo lupino è un regalo. Grazie, perché fa bene, lo informo che i lupini fanno bene, sono proteine, benissimo. Non tengono sale, non c'è zucchero. È l'inquinamento che fa male. Aspettiamo. Io dopo 10 minuti, perché questa risposta non la può dare il sindaco, ma la deve dare un organo tecnico, e io ho chiesto al presidente. No, scusate. E noi queste cose le al vorremmo, della le, facoltà. No, scusate, queste cose noi le vorremmo discutere con la stampa in contraddittorio, non in questa maniera. Noi contestiamo questo modo di affrontare il problema. Bravo! 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 Fino ad ora, non sindaco, lei ha, rispondere, lei ha fatto aria fritta, ha fatto aria fritta, ha fatto aria fritta, no, la combattisce, noi cittadini che combattiamo lei, perché ha detto che la prima cosa era la salute a Taranto, lei non ha fatto niente fino ad ora, ha fatto disinformato, no, è lei che non fa niente per la città, io gli ho dato il voto a lei, è lei che non ha fatto niente fino ad ora, voto di volte vediamo a chi tra ogni volta disinformato, lei è disinformato, lei è disinformato, a schermaglie per l'intera mattinata tra il sindaco ed i manifestanti di Alta Marea in piazza del municipio, dove si è tenuto il sit-in di protesta per chiedere la temporanea chiusura delle cokerie dell'Ilva al fine di misurare i livelli di benzoapirene. Ezio Stefano è sceso in piazza ed ha chiesto che una delegazione salisse su nella sua stanza per discutere. Netto rifiuto da parte dei manifestanti. Alessandro Marescotti di Peace Link. Lui ha chiesto in piazza i voti e in piazza deve accettare il confronto. Fabio Matacchiera, a nome di un gruppo di ambientalisti, ha offerto un lupino al sindaco per dire simbolicamente non vali niente, e quando il sindaco si apprestava a rilasciare le sue dichiarazioni di merito ai giornalisti, Marescotti gli ha praticamente intimato di interrompere. Non accettiamo, ha detto, questo dibattito mediato e mediatico. Il sindaco ha obbedito, lasciando i giornalisti, offeso anche per il lupino.